Organizzato dall'Istituto Comprensivo di Favara Brancati e dalla dirigente scolastica Carmelina Broccia, si è svolto con inizio alle 11, no. Organizzato dall'Istituto Comprensivo di Favara Brancati e dalla dirigente scolastica Carmelina Broccia, si è svolta presso la sala del Castello Chiaramontano di Favara il convegno Cittadinanza attiva a scuola tra conoscenza e partecipazione, diritti, doveri, regole e libertà. Diversi partecipanti all'evento, i saluti della dirigente scolastica, del sindaco Palumbo, della presidente del Consiglio Comunale Mignemi, sono intervenuti anche per un saluto il viceprefetto vicario Signorelli, il questore di Agrigento Ricifari, il tenente colonnello Vincenzo Castronovo, don Calogero Lobello e il presidente del MISOS Ernesto Ciraci. Tra gli eventi, anche la prima volta a Favara, in veste di relatrice, la dottoressa Claudia Caramanna, procuratore della Repubblica per i minori di Palermo, che ha coinvolto gli alunni presenti, preziosi spunti di riflessione sul ruolo della Procura per i minorenni nel contrasto dell'illegalità. Ha coordinato i lavori la dottoressa Etta Milioto, cavaliere della Repubblica, da anni impegnata nel portare avanti, insieme ai docenti dell'Istituto, il progetto Cittadinanza e Costituzione. Io sono veramente felice e onorata di essere stata qui oggi. Ho visto dei ragazzi responsabili, ragazzi attivi, attenti, partecipi, hanno fatto tantissime domande, ragazzi che si interrogano su quella che realmente è la legalità. Ho visto veramente nei loro volti tanta speranza per una Sicilia sana, per una Favara sana. Sono rimasta particolarmente colpita della scelta dei personaggi che lei ha voluto oggi raccontare ai nostri ragazzi. Gli eroi li conosciamo. Perché questa scelta oggi? Perché ci sono tante vittime della mafia che non si conoscono ed è importante, credo, per i ragazzi conoscere anche quelle che sono storie un po' magari messe da parte, come la storia di Francesca Morvillo, che è sempre stata ricordata magari solo come la moglie di Giovanni Falcone, o come la storia di uno dei ragazzi delle scorte, ragazzi che giovanissimi hanno fatto una scelta difficile in anni difficili, sono andati avanti e poi hanno perso la vita per noi, e questo è importante ricordarlo sempre. L'ultima credo sia anche una mia curiosità. Lei parlava pure nel suo insediamento di fare rete, l'importanza di fare rete, le istituzioni. Fondamentale, perché io credo moltissimo nella prevenzione e nessuno da solo riesce a fare nulla. Allora il dialogo tra gli uffici, ma soprattutto tra l'ufficio della procura, la scuola, i medici, le famiglie, è un raccordo fondamentale per poter agire in via preventiva e quindi salvare tanti giovani. Sì, oggi abbiamo realizzato questo convegno in questa splendida cornice del Castello Chiaramondano di Favara. È un convegno veramente organizzato per affrontare i temi della cittadinanza attiva, temi che vengono naturalmente affrontati quotidianamente nella nostra scuola, perché compito fondamentale della scuola è proprio quello di educare a quei valori della responsabilità, della partecipazione, della legalità e della solidarietà che fanno capo alla cittadinanza attiva. Abbiamo voluto dare un taglio particolare, creare una situazione di apprendimento partecipativo, e credo che ci siamo riusciti in pieno grazie ai nostri ospiti e in modo particolare alla dottoressa Caramanna, procuratore del Tribunale dei Minorenni di Palermo, veramente che si è posta in maniera amichevole con i ragazzi, e quindi hanno avuto modo di porre tantissime domande, anche di raccontare le loro esperienze, quindi partendo da un cortometraggio realizzato dai ragazzi, proprio centrando il tema della legalità e dell'inclusione, siamo andati avanti e credo che oggi la dottoressa Caramanna ha dato una bella lezione di legalità e di cittadinanza. I nostri ragazzi sicuramente ricorderanno sempre questo momento, e quindi assieme, perché è chiaro che ci deve essere questa forte sinergia, questa rete tra la scuola e tutte le istituzioni, a cominciare anche dalla famiglia, se veramente vogliamo
promuovere la cittadinanza attiva e quindi far sì che questi nostri ragazzi siano cittadini consapevoli, che abbiano senso critico e che si impegnino, che non si girino dall'altra parte e che quindi promuovono il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente che li circonda. Professore Gelacci, inclusione e legalità, in quali termini? Ma già i nostri docenti e tutti quelli che in diversi contesti scolastici adottano quella che è l'inclusione, che come sappiamo promuove quelle che sono le abilità sociali, la corresponsabilità, e la partecipazione, la condivisione. Tutto ciò è una forma anche di prevenzione di quello che noi vediamo delle illegalità, del cyberbullismo. Quindi ogni giorno noi centimetro per centimetro nelle nostre aule adottiamo quella didattica inclusiva, che va a prevenire davvero quella che è l'illegittimità e l'illegalità che possiamo trovare nei contesti scolastici. E quindi questa è stata un'occasione importante, questo convegno davvero di conoscenza, di partecipazione, di cittadinanza attiva nel rispetto di diritti, doveri, regole e libertà.